possiamo riprendere. Invece prendiamo il collegamento con Giuffrè. Ci sentite dal sito riservato? Giuffrè? Sì, dal sito riservato, sono il cancelliere. Siamo sì. Tutti pronti, l'avvocato è presente, il signor Giuffrè anche. E allora possiamo ridare la parola al pubblico ministero per proseguire l'esame. Benissimo. Allora, signor Giuffrè, riprendiamo un po' le fila del discorso che avevamo interrotto a proposito della esistenza di questi commenti che voi facevate all'interno di Cosa Nostra sulla sbirritudine di Provenzano. Volevo chiederle, per quella che è la sua esperienza all'interno di Cosa Nostra, questa è l'unica esperienza, l'unica occasione in cui lei ha sentito parlare e commentato con gli altri concorrenti di rapporti di qualche uomo d'onore, anche di vertice, con le forze dell'ordine? In tutta onestà no. Mi ricordo Cristina di Caltanissetta. Sì. E Rina, in merito a questo parlava anche, c'era anche una voce su Riccobono, che poi è stato ucciso nella guerra di mafia. Queste sono le tre, cioè, quelle che mi viene in mente in questo minuto. Ho capito. E lei ricorda se riserve di questo tipo furono mosse all'interno di Cosa Nostra, della commissione o del gruppo ristretto vostro nei confronti di Brusca, di Cancemi o di altri? No, c'era un discorso che poi magari questo è stato un pochino interpretato male. Il Rina si lamentava che spesso succedeva che quello che si veniva, che si discuteva, diciamo, poi fuori si sapeva. Però il discorso non è che era indirizzato sui signori presenti nelle riunioni, almeno per quello che io ho potuto capire, ma in modo particolare ai presenti veniva detto di stare attento a parlare con non fuori, perché fra coloro che non erano seri, tra microspie e tutto altro, poi discorsi, diciamo, venivano fuori. Questo era il discorso, diciamo, se ricordo bene, che il Rina diceva. Se per quanto riguarda il Brusca in modo particolare, poi, ma in un contesto riservato, si è lamentato con me personalmente, perché usò un termine proprio preciso, lo ricordo bene: il puledrino comincia a scalpitare molto, riferendosi al suo figlioccio. Si parlava di lui e poi il discorso è rimasto là. Però posso tranquillamente asserire che almeno a me non mi è mai detto che Brusca fosse sbirro, che Provenzano fosse sbirro, che qualche altro fosse sbirro. Faceva sempre una predica di cercare di stare attenti con chi si parla, perché i discorsi spesso uscivano fuori. Prego. E invece, per quanto riguarda Rina, lei ha mai sentito, come dire, commenti, o tra di voi si è parlato della possibilità che Rina avesse dei contatti con qualcuno delle forze dell'ordine? Rina era considerato, per quello che io so, per quello che ricordo, un puro sangue. Non c'erano discorsi esterni a un discorso, era considerato un malandrino 100 su 100. Sa se Rina avesse un canale per ricevere notizie
dall'esterno notizia dalle forze dell'ordine che potevano interessare Cosa Nostra? Questo non lo so. In questo senso però io devo procedere a una... Sì, più vicino al microfono. Sì, devo procedere a una contestazione, Presidente, sto cercando soltanto il punto preciso da contestare su questa vicenda. C'è una lunga... E può anche darsi che io mi sono ricordato, signor procuratore, se vediamo se è questo che io nel mentre ho fatto mente locale, vi era un funzionario di polizia che passava conciata, questo era quello che girava, che poteva avere fare le notizie, ora non so se è questo quello che io avevo detto, prego. Sì, sì, proprio questo, se vuole precisare cosa ha saputo lei su questa cosa? Si è accesa la lampadina, cioè che tramite il contratto aveva fatto sapere, ma non so se era stato un discorso diretto al Reina o un discorso indiretto che poi hanno fatto sapere al Reina, che dovevano fare un blitz dove era lui. Quello tranquillamente abbandonato e tutto se n'è andato verso San Giuseppe. Questo è quello che ricordo in questo minuto, signor procuratore. Ho capito, quindi non un'ipotesi che Reina desse notizie alle forze dell'ordine ma le riceveva, è questo il discorso? Che le riceveva, sì. Vabbè. Senta, quando lei poco fa ha detto che c'era una sorta di mandato a tutti i capi mandamento di darsi da fare ognuno per quello che poteva nel proprio territorio per cercare di risolvere i problemi di Cosa Nostra, vogliamo intanto precisare quali erano i problemi più pressanti che Cosa Nostra sentiva come gravi e tali da doversi rivolgere all'esterno per risolverli? Ah, nel momento in cui io ero presente ed ero fuori, diciamo che uno degli l'argomento forse più importante, diciamo che era quello appositamente delle sentenze, dei processi. Poi successivamente, quando io uscirò dal carcere, parlando con il Provenzano, si è discusso e si discuteva dei discorsi che è più importante a livello di Cosa Nostra, che interessavano a Cosa Nostra, e cioè la revisione dei processi, il 41 bis, il sequestro dei beni, cioè questi erano gli argomenti, quelli che mi ricordo in questo minuto. Ricorda se tra questi problemi vissuti in maniera così pressante da Cosa Nostra vi fosse qualche riferimento alla legge sui collaboratori di giustizia? Sì. Sempre, cioè, ma non era un discorso, diciamo, post-Reina, ma era un discorso, diciamo, che me lo ricordo, quello portato avanti da Reina, ma da un punto di vista prettamente militare, non solo da un punto di vista politico, cioè quando si scatenarono la persecuzione contro i familiari di Buscetta, di Contorno, di Mannoia e così via, dove asseriva, e lo ha detto anche pubblicamente in commissione, che si dovevano uccidere tutti i familiari fino alla settima generazione dei collaboratori di giustizia. Nei collaboratori di giustizia vedeva, forse perché giustamente era un discorso che partiva da dentro verso fuori, un pericolo molto, molto grave. Prego, signor procuratore. D'accordo, quindi questo era il modo
come dire, di risolvere la vicenda dei collaboratori di giustizia, cioè quello con la violenza, no? La vendetta. Militarmente, però poi c'era l'altro discorso, politicamente, appositamente, per limitarne o addirittura abolirne proprio la funzione dei collaboratori di giustizia. Tanto è vero che se non vado male, sempre con la mia memoria, una certa alla legge avevano messo mano a stringere qualche cosa. Vi era stata una modifica nei discorsi dei collaboratori di giustizia. Senta, allora in questo mandato che veniva... Scusi. No, prego. In questo mandato che venne dato ai vari capi mandamento, era a tutti chiaro, cioè l'ordine fu chiaro per tutti che bisognava in qualche maniera insistere con i propri referenti politici per modificare e per aggiustare questi problemi di Cosa Nostra, legge sui pentiti, ergastoli, 41 bis, sequestro di beni. Quindi voi dovevate, ognuno per i fatti vostri, lavorare per attenuare queste cose? Se c'era possibilità di conoscenze di queste, lo si poteva fare, ma non solo. Poi successivamente, e siamo a posto Rina, questi argomenti sono diventati, diciamo, argomenti del giorno, che nel momento in cui chi aveva delle possibilità, dei contatti a livello politico, questi punti, diciamo, di importanza per Cosa Nostra, potevano essere enunciate a queste persone, a questi uomini politici. In modo particolare mi intendo riferire ai politici che andavano a Roma, ed in modo particolare diciamo che siamo sul finire del 93, inizio 94, quando poi ci saranno le nuove elezioni politiche del 94. Mm-hmm. Prego. Senta, lei sa se tra i politici in qualche modo consultati, contattati a questo fine dai vari esponenti mafiosi? Avvocato Anania, il microfono, se no non sentiamo. Non ha detto che sono avvenuti dai contatti tra uomini d'onore e politici o altri personaggi delle istituzioni? Io non l'ho detto. Ha detto che era un suggerimento. Che tutti erano autorizzati a cercare. Era un suggerimento. Vabbè, ma questo finora non è stato aggiunto nulla. Questa domanda non è ammissibile. Allora. Quale domanda? Vediamo un po' qual è la domanda e poi perché non mi pare che c'eravamo ancora addentrati. Ho detto quella inammissibile o quella ammissibile? Almeno non era conclusa. Facciamola concludere e poi valutiamo se è ammissibile o meno. E allora, la domanda era questa, la riformulo, tanto le parole precise davvero hanno poca importanza, a me interessa il concetto generale. Volevo sapere se, per quello che lei sa o addirittura dalla sua esperienza diretta, qualcuno dei mafiosi che si doveva mettere in contatto con i politici di riferimento e si fosse rivolto a quegli stessi politici o a qualcuno di quegli stessi politici che erano stati chiediamo innanzitutto se lui sa che qualcuno in concreto si sia rivolto a qualche politico, per quelle sono le sue conoscenze. Certo. Forse l'accavallamento ha reso meno chiara la domanda. Signor Giuffrè, lei ha saputo a quali politici lei stesso o altri componenti di Cosa Nostra si sono rivolti? Quanto riguarda la mia, io personalmente mi sono rivolto, perché nel mio mandamento vi era un candidato. Questo candidato era Antonio Battaglia, della destra, mi pare che allora gravitava in Alleanza Nazionale. Questo è quello io personalmente che ho fatto. Di altri poi mi ricordo sempre nel contesto del 94
ci sarà un ruolo, cioè un rivoluzionamento nella situazione politica con il nascere di nuovi movimenti politici, eccetera, eccetera. Ci troveremo davanti per quello che poi qua non è un discorso diretto, ma è un discorso saputo indirettamente, a Marcello Dell'Utri per un verso e Berlusconi per arrivare a Berlusconi per l'altro verso. Di questo ne parliamo dopo, signor Giuffrè, questo lo approfondiamo successivamente. Un'altra domanda molto precisa invece, lei sa se qualcuno... Scusi, pubblico ministero, prima di andare oltre, invece sul riferimento all'avvocato Battaglia, intanto potremmo precisare i tempi, che quello sicuramente, visto che è una sua conoscenza diretta, sì, qui. Sì. No, credevo l'avesse chiarito, fino al 93-94. Comunque, a noi è sfuggito, almeno a me è sfuggito, quindi se Giuffrè è in grado di precisarlo, quando si è rivolto all'avvocato Battaglia? Nel 93-94, l'elezione del 94. Quindi in vista dell'elezione del 94, e quali sono state le sue richieste? Cerchi di essere un po' più preciso. Perfettamente. Le richieste sono state quelle che interessavano appositamente Cosa Nostra, siccome, per essere chiaro, lui aveva di bisogno di determinate situazioni mie, e queste determinate situazioni mie erano che lui aveva di bisogno su Bagheria e io gli aprivo le porte su Bagheria. Di contro gli ho detto: tu devi cercare di farmi la cortesia di interessarti, perché ci sono dei problemi che interessano tante persone, che precisamente sono persone che sono in carcere, il 41 bis, sequestro di bene, collaboratore di giustizia, eccetera, eccetera. Se potete portare avanti questi ragionamenti nei confronti del Parlamento che verrà. Lui mi ha chiesto una cosa e io gli ho chiesto un'altra cosa, tutto qua. Poi io nel 94, signor Presidente, all'elezione già ero latitante, per essere ancora preciso. Prego. Vuole esplicitare l'espressione aprire le porte di Bagheria? Aveva paura ad andare a Bagheria, perché Bagheria era considerata una cassaforte sia per quanto riguarda i lavori pubblici, perché era difficile che persone esterne, imprenditori esterne a Cosa Nostra di Bagheria vi entrassero, imprenditori esterni sono pochissimi, ed inoltre lo stesso era un discorso politico, non aveva conoscenze, non aveva, io in quel periodo ero abbastanza addentrato, ho parlato con Provenzano prima e poi successivamente con Pietro Loiacono, con le persone che in quel periodo comandavano in quel periodo, cioè gli hanno aperto le porte e lui ha cominciato ad avere contatti e frequentò Bagheria. Tutto qua. Dal punto di vista elettorale? Sì, perfetto. Va bene. Senta, sa se qualcuno si è rivolto a quei politici che erano stati ritenuti inaffidabili, in particolare a Mannino, per avere anche questo tipo di favori, per così dire? Non sono sicuro, signor Procuratore, però se la memoria non mi inganna, ci sono state delle persone che in modo particolare dell'Agrigentino, sempre con riferimento su Palermo, che avevano fatto anche delle pressioni di rimettere diciamo in gioco e sulla buona strada il Mannino. Però non sono in grado, mi pare, cioè almeno non ricordo altro. Va bene. Senta, lei poco fa ha già accennato al ruolo di Ciancimino e ai suoi rapporti con Provenzano. E allora vorrei riprendere da questo punto. Lei intanto sa che rapporti c'erano fra Ciancimino, Provenzano e Riina? Se erano risalenti o... Questa domanda, per la verità, è stata fatta stamattina dal dottore Del Bene. Va bene, e allora non la ripetiamo. Sa se i rapporti di Ciancimino erano più assidui con Provenzano o con Riina? Erano più intimi e più assidui con il Provenzano. Senta, quando lei parla
di una libertà di rivolgersi a chiunque, ai politici, per avere benefici o per risolvere i problemi, comprende anche Rina, anche Ciancimino? Questo non lo so, se Ciancimino faceva parte, diciamo, ancora di questo, cioè non lo so, non lo posso dire se si riferiva anche a Ciancimino, cioè parlava in modo particolare in un discorso diretto a ogni capo di mandamento riguardante la propria, il proprio territorio. Ho capito. Vuole esplicitare meglio il concetto che ha espresso questa mattina a proposito del fatto che Ciancimino era stato mandato in missione nell'interesse di Cosa Nostra? Cioè, signor procuratore, non è che io sia in grado di dire oltre a quello che io ho detto. Quello che io so l'ho riferito. Il Provenzano, parlando del Ciancimino appositamente come una persona, come un confidente vero e proprio delle forze dell'ordine, cioè ha cercato di dire, cioè non è che mi ha confermato che era uno sbirro, mi ha detto che si interessava, era in missione, andava in missione per conto di lui, nell'interesse di Cosa Nostra, facendo intendere, insomma, che faceva l'interesse di Cosa Nostra. Ma presso chi? Presso chi faceva questi interessi di Cosa Nostra? Chi erano i suoi interlocutori? Gli interlocutori che erano, so che si trattavano di carabinieri, però io, cioè il Provenzano non mi ha parlato mai di Tizio e Filano come carabiniero, come cosa. Sapevamo, cioè ormai era chiaro che aveva una strada che portava ai carabinieri, su questo diciamo che lo posso asserire tranquillamente, mi pare pure che probabilmente ne avevamo anche con lo stesso Provenzano parlato, però giustamente io con il Provenzano non è che ho fatto un'ora di ragionare sull'argomento, poche frasi, il discorso è chiuso là, che già significava tanto e tanto e tanto. Ho capito. Con due parole diciamo che si è capito tutto un discorso. Però vorremmo capirlo pienamente anche noi, per questo il mio sforzo di cercare di trarre il massimo dalle sue conoscenze. Ascolti, lei stamattina ha detto che lei ha trovato questa situazione di Provenzano che gli dice Ciancimino è andato in missione, lo ha appreso parlando con Provenzano nei primissimi giorni, per così dire, cioè al primo incontro con Provenzano dopo la sua scarcerazione, quindi siamo a inizi 93. È così? Grosso modo diciamo di sì, però cioè non è che la data e discorsi precisi non mi vado a ricordare se sono all'inizio, se sono a metà, cioè non vado a ricordarlo proprio, diciamo. Ecco, ma Provenzano usò un'espressione al passato riferendo un fatto che era già avvenuto precedentemente alla sua scarcerazione, o lei lo colse come un discorso che era ancora in corso, che era attuale quando ne parlaste? Difficile, signor procuratore, se non vado errato dovrebbe trattarsi di un discorso antecedente, però antecedente? Diciamo, dovrebbe essere un discorso antecedente al 90-93, e veda, c'è un discorso che ora, cioè andare a distanza di tempo a puntualizzare, a mettere dei palette sulle date che poi magari tra di loro sono abbastanza vicino,
non mi viene facile per niente. Cioè, ricordo queste frasi, questi ragionamenti, queste le ricordo benissimo. Probabilmente dovrebbe trattarsi del dopo della mia scarcerazione, però tenga presente una cosa, che io quando incontravo, così per cercare di chiarire, di portare chiarezza, quando io incontravo quelle di Catania, dovrei essere quasi, quasi sicuro, e non, io ancora non ero stato incarcerato, quindi dovrei essere attorno al 91. Quindi è un discorso che comincia a maturare nelle mie conoscenze effettive fra il periodo in cui incontro io i catanesi, e dovremmo essere sul finire degli anni 91, perché poi Galea è stato arrestato e poi sarà arrestato pure Aiello, e poi successivamente nel 92 sarò arrestato io. Poi se il discorso è stato ripreso con lui nel 93 o meno, vede, questo ora andare a mettere dei palette qua mi viene difficile. Va Vi bene, sto io. chiarendo il discorso Sì, per sì, sì. quanto riguarda Catania. No, lasci stare Catania. Io, proprio per aiutarla nella sua memoria, le contesto una sua dichiarazione dell'esame che lei ha reso davanti al Tribunale di Palermo. Il verbale è quello del 7 ottobre 2009, pagina 69 per le difese e per il verbale. C'è una domanda che le fa il PM. In riferimento a Ciancimino, che è andato in missione, quindi usando il passato, si riferiva a un'attività, diciamo così, in missione che Ciancimino aveva già iniziato nei mesi precedenti? E le risponde: sì, perché c'era un discorso che già era avvenuto. Questo mi sembra di ricordarlo. Quindi era un discorso che era andato nei mesi precedenti, diciamo. E allora un'altra domanda. Provenzano le fece riferimento a un'iniziativa, chiamiamola così, di trattativa che era già stata avviata prima, nei mesi precedenti, da Totò Riina? E lei risponde: diciamo di sì. Conferma queste dichiarazioni? Fermo, certo. Quando lei dice che questo mandare in missione per fare questa trattativa è iniziata nei mesi precedenti da Riina, è un fatto che lei comprende dalle poche parole di Provenzano o che acquisisce da un discorso un po' più articolato? Diciamo che c'è una conferma per quanto riguarda il discorso del Provenzano, che appositamente nel periodo, cioè nel 92, il Ciancimino, dietro impulso in modo particolare del Provenzano, era andato in missione anche con, lo sta bene, de Salvatore Riina. Quindi era andato in missione con lo Prego. stabene di Riina e di Provenzano, nel 92. Lei ha detto alla mia domanda di prima: presso di chi? Presso i carabinieri. Su questa indicazione di carabinieri, lei riesce a essere più preciso? Se si tratta di carabinieri siciliani, palermitani, insomma, se può individuare in qualche modo o un corpo particolare? E ora, cioè, i miei ricordi sono inquinati. Io ricordo un discorso a livello di carabiniere, però veda, discutendo a Riina,
non resteranno quelle del rosso. Poi successivamente mi ricordo che tramite intercettazione che facevamo noi, ogni tanto anche noi facevamo le nostre intercettazioni, e ricordo per ipotesi che persone del ROS erano su bagheria che operavano, e in modo particolare non ricordo se in quel periodo c'era Giacinto Scianna, Norfiero Monreale e Sotto, a che detto al Provenzano, perché noi alcune delle volte anche in questo periodo ci recavamo a bagheria, mi disse stai tranquillo, addirittura non mi, se la memoria non mi inganna vi era il famoso capitano, mi pare che era, che aveva arrestato Rina, che operava nella zona di bagheria. Quindi potrei dire che si trattava ora con una certa cognizione dei carabinieri, in modo particolare del ROS. Ho capito. Più di questo mi sembra che proprio non riesco a mettere a fuoco. Mm-hmm. Senta, e lei sa se di questi colloqui, di questi incontri, di questa trattativa che conduceva Ciancimino con questi carabinieri, poi riferiva l'esito a Provenzano o a Riina, finché Riina è stato libero? Ovviamente sì, sia uno che l'altro, ma le ripeto principalmente, diciamo che sì, è vero che Riina era quello che era, però cioè, mi viene difficile andare a fare qua un discorso che, diciamo, penso che è un discorso che passa al Provenzano, e il Provenzano passa a Riina, anche se in altre circostanze ho saputo che allo stesso aveva incontrato, diciamo, il Riina, però ripeto, il rapporto principale l'aveva avuto da sempre Ciancimino con il Provenzano. E probabilmente che nel momento in cui poi diciamo i rapporti tra il Provenzano e il Riina si raffredderanno, gli stessi rapporti con Ciancimino faranno la stessa sorte. Prego. Cioè i rapporti Ciancimino-Riina si guastano quando si guastano i rapporti Provenzano-Riina, ho capito bene? Penso di sì, perché io, per quello che mi diceva qua, sono un discorso che mi fa sempre direttamente Provenzano, e cioè Vito Ciancimino è una persona legata a testa e piede al Provenzano, e su questo non ho assolutamente nessuna incertezza ad andarlo a fermare. Senta, tra questa interlocuzione di Riina coi ROS, o per quello che voi avete intuito che poteva essere coi ROS, finalizzato a risolvere o comunque ad affrontare, ad aiutare Cosa Nostra a risolvere i problemi di Cosa Nostra, c'entra la vicenda dell'arresto di Riina? O quello che lei ha detto prima meglio, il fatto che Riina sia stato venduto da Provenzano? Che sia stata, una resa e un prezzo
che si è dovuto fare allo strapotere di Salvatore Riina. Cioè nel momento in cui la parte politica, dopo l'uccisione del Lima, è andata in tilt, diciamo che ha avuto paura, nel senso che quelle persone che, come diceva Riina, a proposito di politici che mangiano nel nostro piatto e poi gli sputano, queste sono parole di Salvatore Riina, per questo dovevano pagare. Giustamente nel momento in cui cade un personaggio di una certa levatura che è Salvatore, cioè Lima, cioè i politici cominciano ad avere paura, quindi ci sarà c'è una reazione politica, e quindi appositamente verrà fuori l'inizio della fine di una parte della, se non tutta, diciamo, ma in modo particolare quella della Commissione, che ha avuto un ruolo nel contesto stragistico. Quindi quello è l'inizio, diciamo, dove saranno garantite determinate, fra cui la non perquisizione del covo di Riina, saranno salvaguardate appositamente altre situazioni, quale quella del Provenzano stesso, per essere chiaro, tutti gli altri, cioè tutta quella parte che aveva avuto un ruolo nel discorso di un'aggressione politica sia ai politici che ai magistrati, doveva essere completamente, diciamo, annientata, eliminata con gli arresti. Prego. Sì, grazie. I politici andati nel panico dopo l'omicidio Lima, ha detto lei. Lei di questo atteggiamento dei politici andati nel panico lo trae da che cosa? Ne parla con qualcuno o è una sua intuizione? Lo trae dall'atmosfera che si respirava, diciamo, sempre vado a ripetere che io nel 92 ricordo sempre, certo, a me stesso, certo, che sono in carcere, però anche a livello di fuori arrivavano notizie di una pesantezza e di questa paura. Là vi erano altre persone che facevano i colloqui, di cui arrivavano notizie, e questa situazione di paura, cioè si sentiva bene, diciamo, non solo a livello politico ma a livello generale, cioè si era perfettamente percepito anche a chi non no, cioè che quello era l'inizio, non era la fine ma era la punta dell'iceberg che ancora doveva venire. E per diciamo avere fatto fuori a Lima, che era un personaggio a livello con Andreotti, diciamo che era uno dei personaggi più importanti dell'entourage andreottiano, la situazione, già bastava guardare questo per esserci un clima abbastanza teso. Senta, lei poco fa ha usato una frase chiara, insomma evidente, ha parlato
nella sostanza di Provenzano che vende Riina. Ma chi compra Riina? Chi è che ha comprato Riina? Diciamo quella parte di Stato che per alcuni versi diciamo che avevano avuto una vicinanza con Cosa Nostra, diciamo quello spezzone di Stato, alcuni indubbiamente operando in buona fede, altri convincendo, ricattando altri e altri in assoluta malafede. Quindi per eliminare questo attacco, cioè che si è permesso il Riina di sferrare contro il potere, quel potere politico, non parlo di tutto il potere politico, ma per una parte del potere politico che aveva avuto un ruolo nell'appoggiare Cosa Nostra. E poi successivamente le stragi, perché sono state fatte appositamente per indurre anche in buona fede quella parte di Stato onesto, chiamiamola ragione di Stato, chiamiamola come vogliamo, per indurlo appositamente a porre fine a questa cosa. Quindi la consegna, il prezzo da pagare con la messa a parte di tutta quella frangia violenta di Cosa Nostra che aveva attaccato direttamente lo Stato e tante persone che con lo Stato e con le cose, con le stragi non c'entravano, e quindi per indurre quella parte di Stato che non era completamente ricattare con la forza, con la violenza, lo Stato sano italiano. Prego, procuratore. Sì, grazie. Questo che rapporto ha? Che nesso ha questo che lei ha appena detto con la politica di sommersione di Provenzano? E poi tutto parte da là. Come? Tutto parte da là, signor Procuratore. Tutto parte da là. Quello è l'inizio di questo processo, di questo pagamento, di questo contributo che si doveva pagare appositamente con l'eliminazione del numero uno e diciamo con assieme tutta la commissione provinciale e non solo, cioè l'azzeramento di tutte quelle persone che avevano avuto un ruolo militare stragistico di forza portato avanti contro le istituzioni dello Stato. Ma per questa vendita, ora chiamiamola così volgarmente, la consegna o comunque il fatto che Riina sia stato in qualche modo venduto ai carabinieri per poi allo Stato, c'è però una vicenda che riguarda la Riina, che è la vicenda di Balduccio Di Maggio. Lei stesso ha detto prima, ridendo, noi pensavamo che a vendere Riina fosse stato Di Maggio. Ecco, le chiedo ora, perché ridendo e come si incastra questa vicenda di Di Maggio con quello che lei ha detto dopo a proposito invece della precisa volontà di Provenzano di vendere Riina
Ricordo la stampa, la televisione, subito è uscito fuori questo discorso di maggio, che poi piano piano, cioè, confrontandoci, discutendoci a mezza, anche a volte anche a mezza parola, cioè non ci abbiamo completamente creduto. Come ho detto, ripeto, subito dopo, perché dentro di noi c'era un credo che spesso e volentieri, quando si arrestava un latitante, spesso si usava il termine che c'era qualcuno che glielo aveva insegnato con il dito. Lo stesso discorso abbiamo pensato al motelaggio, per quando è successo questo discorso, una ragione in più mentre che cammino, che era stato un discorso proprio fatto, cioè era stato venduto da altre persone per non inquinare, diciamo, magari la vera fonte dove potevano venire le cose. Prego, procuratore. Sì. Quindi, come veniva vissuto Rina da quella parte di Cosa Nostra che più si riconosceva in Provenzano, come lo consideravano? Ancora come un capo a tutti gli effetti o come un personaggio, che era diventato pesante, che era diventato... Davide, sono... due modi per conquistare il potere, uno violento e uno pacifico, cioè Rina, Provenzano ed altri hanno conquistato il potere con una guerra, cioè con l'eliminazione di tutta quella parte di opposizione dentro Cosa Nostra. Questo quando? Quindi nell'81, dall'81 in poi. Quindi nell'ambito nostro, diciamo che Rina, ma nello stesso Provenzano fino alla fine degli anni 80 parlava sempre bene di Totuccio. Quando parlo di Totuccio Rina. Ne parlava sempre bene, parlava bene di lui e parlava bene in modo particolare di Luciano Viggio. Anche nel nostro contesto, quindi nel mio, anche se io sono una persona che sono nato nelle mani di Provenzano, non nelle mani di Salvatore Rina, per quanto riguarda il Salvatore Rina, da un punto di vista di portare avanti le cose nostre da un punto di vista militare, diciamo che assieme al Provenzano erano i numeri uno. Ed era visto fino a quando, diciamo, hai eliminato, fino a buona parte degli anni Ottanta. Era stato visto abbastanza in senso positivo, anche se era considerato troppo violento, troppo irruento. Viceversa, il Provenzano era considerato più diplomatico, più politico per alcuni versi. Il Rina era intransigente, quando le cose subito rompiamoci le corna, tagliamoci la testa e basta, e ho discusso, finiva là. E cioè fino a quando la situazione reggeva che lui doveva fare guerra e si basava sempre sulla violenza, Rina poteva stare in altri 100 anni,
ma doveva fare sempre guerra contro Cosa Nostra, contro lo Stato, contro... cioè, doveva fare sempre, cioè nel momento in cui ha commesso degli errori, indubbiamente, e io mi sono permesso a dire, può anche darsi che è stato consigliato male, ora da chi non, non lo so, nel momento in cui ha commesso l'errore di mettersi contro quello che è lo Stato, ha perso la guerra, ha vinto tante battaglie, però la guerra l'ha persa. Viceversa, il Provenzano facendo da paciere, da pompiere, in tutto quel contesto come se lui non c'entrasse, questo intento sottolineare, come se lui, come ho detto stamattina, veniva da un altro mondo, lui con Salvatore Riina nemmeno lo conosceva, era un vergenello che era arrivato e che si cominciava a impartire di nuovo ordine, cioè ordine però in una certa parte di Cosa Nostra, come ho detto, ma non in contesto generale all'inizio, dopo l'arresto del Riina. Prego, procuratore. Sì. Senta, poco fa lei, riferendo a quelli che potevano essere i benefici di ritorno, le richieste, le esigenze di Cosa Nostra o in particolare anche di Provenzano, quando ha mandato Ciancimino in missione, ha parlato anche del fatto della protezione di Provenzano. Vuole essere più preciso su questo punto? E da essere preciso non mi viene per niente, diciamo, difficile, perché io personalmente assisto, stando assieme con lui, che ha notizie quando mettono la polizia e i carabinieri delle cime. Signor Giuffre, chiedo scusa, ho sbagliato evidentemente io di queste cose, poi proseguiremo nei dettagli. Volevo solo dirle se conferma che tra le contropartite previste da quell'accordo, da quella trattativa, vi fosse in qualche modo anche la protezione e quindi il non arresto, per essere chiari, di Provenzano. Ah, era l'unico, per quello che posso dire, con quei discorsi, con quegli agganci. Scusi, signor Presidente, da opera. Prego, cercavo avvocato di intervenire, poi un disguido tecnico. Prego, l'ascoltiamo. Nel mezzo di una risposta. No, dico questo, signor Presidente. L'opposizione alla domanda, fatta in maniera intempestiva, non per colpa nostra, perché sono i mezzi tecnici che oggi non hanno consentito la tempestività. Non ci sono problemi, avvocato. Prego, può procedere. No, si tratta di questo. Abbiamo sentito la precedente risposta, che sarà poi oggetto di valutazione. A sua volta era tutta una valutazione del signor Giuffrè, no? Poi il procuratore chiede, conferma che eccetera eccetera eccetera. Ora, una domanda che avvia con il conferma, tutti sappiamo essere una domanda in sede di esame oltremodo suggestiva, quindi proprio perché si sentono dalla televisione queste risposte, danno ancora più l'impressione di essere tutte in violazione del 499, sia sui fatti specifici, avvocato, sia per la suggestività. Però, l'abbiamo recepito, la domanda la in effetti va fatta in forma diretta. Abbia pazienza. Su questo concordo, va fatta in forma diretta. Presidente, grazie. Volevo finire in questi termini, perché poi domattina dovrò farmi sostituire, saranno fatte tre domande, c'è Giovanni Anania, sa lui tutta la storia dei processi che ha fatto il signor Riina, quindi la vostra professionalità è molto alta, ma la difesa ha interesse in questo momento a segnalare come appunto si violi il 499 secondo chi vi parla, sia sotto il profilo della suggestività, sia sotto il profilo di non chiedere fatti ma valutazioni al teste.
Ecco, sotto questo duplice profilo, uno ineriva la precedente domanda e fa da premessa sull'opposizione della seconda domanda, che esordisce con un conferma che... Ecco, sulle valutazioni mi ricordo a quanto detto prima, non è ammissibile. Dobbiamo considerare anche il ruolo rivestito al Giuffrè secondo quello che lui ci sta riferendo ora, e quindi è inevitabile che determinate valutazioni, cioè almeno determinate valutazioni non le possiamo disgiungere evidentemente dal suo ruolo, e quindi sono connaturate per così dire. Però sì, quindi da questo punto di vista non la seguo. Sicuramente la posso, effettivamente alcune di quelle domande non sono state poste in forma diretta, in questo senso invece va recepito, e quindi invitiamo il Pubblico Ministero a fare domande in forma diretta. Signor Presidente, a mia volta mi rendo ben conto, ma qui c'è un dato specifico, iniziale e preliminare: lo stato detentivo di Giuffrè Antonino nel 92, da quando va a quando va, è un presupposto che la Presidenza della Corte ha fatto presente all'inizio dell'esame, ancora non l'abbiamo chiarito se è stato arrestato a gennaio. Su questo sono dati semplici. Sono semplici, ma in questo momento non ne disponiamo. Anche lei può fare la sua parte, visto che ha un'esperienza di processi non indifferente, probabilmente dove già vado? Su questo dica può avere... lei dove vado? Sono stato 20 minuti al freddo e al gelo a aspettare di entrare stasera. Mi dica lei dove vado? Mi dispiace. Scusi, Presidente. Questo mi dispiace per il disagio personale, ma purtroppo ovviamente non lo posso procurare io. Il dato è troppo particolare. Quel dato non era mai posso, successo. Quel dato non lo posso procurare, ovviamente... chi ha interesse può sempre fornirlo alla Corte, siamo qui per recepirlo. Riprendiamo l'esame. Pubblico Ministero. Senta, un ultimo chiarimento, credo poi di avere finito. Per quello che lei ha appreso a proposito della missione di Ciancimino, qual era questa missione? Qual era il fine della missione di Ciancimino? Quella di ufficiosamente, ufficialmente, diciamo, di cercare di fare, come mi ha detto il Provenzano, gli interessi di Cosa Nostra. E dietro le quinte, diciamo che poi c'è stato un discorso che, sempre facendo gli interessi di una parte di Cosa Nostra, cioè facendo arrestare tante persone e altre persone invece no. Questo, secondo me, diciamo che è la chiave di lettura sul discorso di Ciancimino. È partito con un discorso di missione a livello pacifico in generale, si è concluso con un discorso ben diverso, sempre dietro dettatura da parte del Provenzano, che è sfociata appositamente nell'arresto del Salvatore Rino. Ho capito. Prego. E quindi questo dialogo, questa trattativa era il fine unico, il fine ultimo della missione di Ciancimino. Dopo l'arresto di Riina questa cosa proseguì o si fermò lì? Dopo l'arresto di Riina diciamo che ormai la strada era stata tracciata, le basi erano state fatte, quindi il discorso posto Riina, come ho detto, nell'andare ad eliminare, non fisicamente, ma diciamo andare a arrestare tutta quella parte, in modo particolare a livello di commissione, cioè quella strategia, quel prezzo che si doveva pagare, si è
si è continuato a pagare. E poi, come ho detto e ripeto, nel finire del 93, inizio del 94, inizierà tutta una nuova storia per quanto riguarda il discorso politico a livello nazionale. L'ultima domanda davvero. Quindi si pagano questi prezzi, l'arresto di Riina e, come abbiamo visto questa mattina, gli arresti di altri importanti componenti della Commissione di Cosa Nostra vicini a Riina. Con questi soldi, con questo pagamento di questi prezzi, che cosa si è comprato? Si è comprato, o si cominciava a comprare, cioè l'eliminazione di quella frangia più pericolosa di Cosa Nostra, che doveva essere azzerata, quella parte di Cosa Nostra militare stragista, quella doveva essere completamente eliminata. Questo è chiaro, questo non c'è nulla. Però l'artefice, diciamo, che è il regista interno che aveva portato avanti questa strategia in accordo con il Ciancimino mandato in missione e poi successivamente portata avanti, diciamo che il regista ne era perfettamente il Provenzano. Quindi colui che guadagnò in tutto, da un lato ci andrà a guadagnare lo Stato con l'eliminazione di quei soggetti più pericolosi di Cosa Nostra, e che quindi molti di quei soggetti che dovevano essere uccisi potevano cominciare ad avere dei sogni più tranquilli. Poi successivamente si aprirà, dopo questo discorso, un'altra pagina importante, che è appositamente dal 93 al 94, e diciamo che inizierà un nuovo capitolo. D'accordo, però prego. La domanda era che cosa riceve Cosa Nostra? È il mio esame, se non le dispiace. Sì, pubblico ministero, anche se per la verità ha risposto su questo. Sostanzialmente, io l'ha chiesto, no. E lui ha risposto. No, a quando rispondere, secondo me, sui costi, cioè sui prezzi pagati e sulla moneta pagata. Per quello che possiamo capire, contemporaneamente questo costo era anche un guadagno dall'altra parte. Per quello che volevo ci ha detto. Sapere se c'era dell'altro oltre alla tranquillità. Allora, la domanda, quindi facciamola in termini più diretti. D'accordo. Cioè c'era dell'altro oltre all'interesse. Oltre a questa tranquillità ritrovata, a quello che ricavava. Oltre a questa, come dire, rinnovazione interna di Cosa Nostra, che era diventata provenzaniana, cara di Junco che passa la china, a Cosa Nostra erano stati promessi o concretamente dati, riconosciuti, altro tipo di benefici? Quelle riconosciute, diciamo, erano riconosciute a Provenzano e alle persone, diciamo, a lui vicino, perché poi mi sembra che di cose di un certo rilievo, di vantaggi, diciamo, nel contesto in oggetto, avremo un pochino l'attenuazione successivamente al 41 bis, se non ricordo male, il discorso sui collaboratori di giustizia, cioè vi è un certo allentamento, diciamo, nelle maglie repressive dello Stato, mi sembra che ci sia stato. D'accordo, grazie, io per adesso non ho altre domande. Ho risposto. Sì, grazie. Presidente, volevo chiedere se il signor Giuffrè si sente di continuare l'esame, o perché lo sento affaticato, forse è l'abitudine alla... Se possiamo continuare, c'è la terza parte che durerà almeno un'altra ora. E allora, quindi... se possiamo proseguire, questo, eventualmente se ci sono problemi ce li rappresenti.
Vabbè, indubbiamente, signor Presidente, che non è che è stata una passeggiata, sono abbastanza stanco. Lo capisco. Cercherò di resistere, prego. Va bene. Poi d'altronde ci potremo aggiornare e proseguiremo quando lei riterrà. O anche, evidentemente, questo vale anche per gli altri presenti, perché capisco che la giornata è impegnativa e pesante un po' per tutti. Però se riuscissimo in effetti a completare l'esame da parte del pubblico ministero, credo che sarebbe un ottimo risultato. E allora, sì, buonasera. Dottore Tartaglia. Buonasera, signor Giuffrè. Innanzitutto sono Roberto Tartaglia del pubblico ministero. Buonasera. Io, prima di passare agli altri argomenti dell'articolato di prova, le volevo fare qualche domanda veramente sintetica e specifica su temi che sono stati affrontati fino a questo momento. Si tratta di domande specifiche e sintetiche. Lei ha parlato stamattina della riunione in cui è stata decisa la reazione di Cosa Nostra presso l'abitazione di Guddo nel dicembre del 91. Lei ha conoscenza, sa se quella riunione è stata preceduta o seguita da altre riunioni svolte nel territorio di Enna? Io alla sua domanda rispondo affermativamente di sì, però non so, cioè non ricordo bene cioè la fonte di dove mi sia arrivata questa notizia, però nei miei ricordi ho la certezza, nei miei ricordi, che ci sia stata una riunione a livello Enna come territorio, sì, affermativamente. Deduco che lei non ha, però non mi ricordo partecipato alla riunione di Enna. Da questa no, completamente, non ne ho parlato, quindi non ho... E dai suoi ricordi, no. Dai suoi ricordi è possibile che queste riunioni di Enna fossero quelle della commissione regionale? Probabilmente 90 su 100 sì. No, scusi Presidente, non ho partecipato, non sa nient'altro. Posso, opposizione. La domanda mi pare inammissibile. E in questo caso... Abbiamo opposizione. Abbiamo già recepito la domanda in questi termini, evidentemente non può essere posta, anche se stamattina già Giuffre ha parlato di riunione della Commissione regionale, che avrebbero preceduto la riunione del dicembre 91. Lei non riesce a specificare meglio questo suo ricordo, la fonte di questo suo ricordo sulle riunioni di Enna, cioè se, quando e da chi le fu detto? Allora, più questo, allora noi possiamo chiedere invece, se ha un ricordo più preciso rispetto anche a quello che ha detto stamattina, su riunioni della Commissione regionale. Probabilmente, però non sono sicuro, signor Presidente, che sia un discorso nell'ambito di Madonia Giuseppe in quel contesto, però non trovo altro nei miei ricordi. Sappiamo benissimo del discorso della commissione regionale, come ho detto prima, delle riunioni, chi vi faceva parte, va bene tutto questo, però cioè, se la memoria non mi inganna, come ho detto stamattina, c'è stata una riunione che ha preceduto quella provinciale, quella commissione provinciale a livello più alto, a livello regionale, e che 99 su 100, come ho detto, è stata quella di Enna. Prego. Per quanto riguarda le riunioni alle quali lei ha partecipato personalmente, lei ricorda se in queste riunioni, quando si parlò dell'eliminazione di Lima e delle successive attività in programma, fu avanzata da qualcuno la proposta di rivendicare queste azioni con la sigla della Falange Armata? Esattamente no. Però, Presidente, queste domande poste così mi sembrano suggestive. Ha risposta esclusa, su questo possiamo già... Senta, lei... Fermo restando che in effetti la domanda va posta in maniera... Chiesto se era a conoscenza in quelle riunioni, se qualcuno... propose se sa qualcosa della Falange Armata, ma se con riferimento alla riunione è una domanda un po' suggestiva, ma comunque andiamo lei avanti. Lei oggi ha parlato di due schieramenti contrapposti e ha fatto anche alcuni nomi.
sa dire a quali di questi due schieramenti, cioè quelli più vicino a Riina o quello più vicino in qualche misura a Provenzano, fosse in particolare Santa Paola e che posizione avesse Santa Paola sulle stragi? A parte ho risposto stamattina, diciamo che Santa Paola era vicino sia al Provenzano che a Salvatore Riina, però mi sembra che nell'ultimo periodo, quindi parlo prima del resto del Santa Paola, giustamente nel 91, per quello che riesco a ricordare, diciamo che pur restando sempre nel contesto Riina, era un pochino più diffidente nella sua strategia, e restava sempre, diciamo, perché d'altronde il capo era lui, e tenendo presente anche un fatto che attorno al 91 il Salvatore Riina mi ha parlato di standa supermercato, cioè se vi erano nel mio mandamento dei supermercati standa. Questo, signor Giuffre, poi dovevano... lo affrontiamo più nel dettaglio, questo discorso della standa, in un secondo momento. La mia domanda era se lei ha conoscenza della posizione di Santa Paola sulle stragi, in qualche misura ha risposto. Benissimo. Di quali stragi sta domandando? Sulla la posizione espressa da Benedetto Santa Paola sulle attività, sulla linea riiniana portata avanti da Bagarella. Quindi sulle stragi in genere o su quali stragi? Allora, sulla strategia stragista, questo sulla nel teoria. Senso della domanda, credo che sia questo, e l'abbiamo compreso. Ha fatto riferimento alle due fazioni, quindi credo che sia chiaro per tutti. Sia chiaro per tutti che si tratta di strategia stragista. Prego, evitiamo polemiche e andiamo avanti. Lo so che ci sono state tante morti. Evitiamo polemiche e andiamo avanti. Lei, signor Giuffre, sa se Vito Ciancimino avesse dei figli? Presidente, posso? Signor Presidente, sì, posso da opera? No, ritengo non sia una polemica, con tutta serenità. Non mi riferivo a lei, avvocato Ciamperoni, ma a uno scambio che probabilmente sarà sfuggito anche. No, ma ho capito, era tra il collega avvocato Anania e il pubblico ministero, ma ho voluto premettere questo perché per quello che sto per dire, signor Presidente, vorrei riportare la sua attenzione su un passaggio. Allora, si parlava nella domanda e nella risposta precedente del 91. Quindi anzi poi la Corte come tema di domanda è intervenuta, quindi la riunione regionale 91. Ora da ultimo il pubblico ministero che sta intervenendo parla di linea riiniana portata avanti da Bagarella. Quindi siamo dopo il 93, cioè l'arresto di Riina è 15 gennaio 93. Quindi stiamo facendo una grande confusione, perché dal 91 andiamo al 93. Dirà il Presidente se ne gioverà la difesa in discussione della confusione. Replica la difesa, ci si augura anche noi, però intanto siamo qui da stamani. Però, vedo che lei già ha fatto domande e risposte anche per conto della Corte, ma è andato forse un po' oltre. Perché il problema è questo, l'esame va fatto in termini chiari, su fatti precisi, per la verità, parliamo del 91 e del 93. Questo sto chiedendo io. Quel riferimento, per la verità, al 93 almeno a noi è sfuggito. Quindi... No, ha detto ora il pubblico ministero. La domanda, ritornando sulla domanda. Mi riferisco alla domanda precedente, dove non si era fatto quel riferimento alle fazioni. Era, ma c'è la trascrizione e la potremo rivedere. L'eventuale conoscenza della posizione di Santa Paola nell'ambito dei due schieramenti di cui giustamente Giuffre ha parlato fino a questo momento. E vorrei che si andasse oltre. Appunto. Signor Giuffre, lei è a conoscenza, sa se Vito Ciancimino avesse dei figli?
non so se sono due, se sono di più, uno era Massimo, diciamo quello... Ma lei li ha conosciuti altro... i figli del signor Ciancimino, del signor Vito Ciancimino? Io non ho conosciuto né il padre né le figlie, per essere preciso. Senta, lei dopo l'arresto di Rina ha continuato a incontrare Bernardo Provenzano? Il procuratore, come ho detto, scusi Giuffre, si fermi un attimo perché rifare le stesse domande, mi pare che su questo è stato molto molto preciso, l'ha ripetuto più volte, ha parlato di un mese, 20... La domanda è per quanto tempo dopo l'arresto di Rina ha continuato ad incontrare Provenzano? Ha già detto. Evidentemente su questo stamattina ha ampiamente riferito, quindi non vorrei che non si ripetessero o si riprendessero esattamente gli stessi temi. Ci può dire in quali... Lei stamattina ha fatto riferimento a Belmonte, ci può dire se gli incontri con il Provenzano sono avvenuti soltanto a Belmonte o anche in altri territori? Incontri, parlo sempre di incontri successivi all'arresto di Rina. Questo è importante perché fino a un certo periodo, cioè oltre a Belmonte Menzagno, come ho detto, c'è stata qualche riunione, anche qualche incontro, per meglio dire, a Bagheria, e qualche altro incontro a Palermo. Successivamente, attorno all'inizio del 94, mi sembra, ed in modo particolare mi sembra che lo stesso Benedetto Spera avrà dei problemi con la giustizia, e quindi diciamo che su Belmonte Menzagno non faremo più appuntamenti, o almeno io, con il Provenzano. Diciamo che il luogo abituale, o per meglio dire per la stragrande maggioranza degli incontri che io avrò con il Provenzano, avverranno nel territorio di Mezzoiuso, e quindi diciamo che buona parte dal 94 fino al giorno dell'arresto del Benedetto Spera nel casolare di Cola la Barbera, i nostri incontri avverranno su territorio di Mezzoiuso. Poi successivamente, diciamo, dopo l'arresto di Benedetto Spera, lui abbandonerà il territorio di Mezzoiuso perché è bruciato, diciamo, e si avvicinerà al territorio di Cimina. Lei riesce a quantificare gli incontri che ha avuto nel territorio di Mezzoiuso con Bernardo Provenzano in questo arco temporale? Non è che mi viene facile, signor procuratore, andare a dire 10, 15, 20. Con che cadenza, diciamo, temporale che... vi incontravate in questo periodo? No, nemmeno questo, diciamo che non erano più i tempi in cui settimanalmente ci si incontrava, anche se eravamo un pochino più distante, diciamo, come residenza. Io tengo presente che ero latitante, e quindi gli incontri avvenivano più alla lunga, anche se, diciamo, possiamo dire ogni 15-20 giorni in linea di massima, e poi dipendevano anche, diciamo, dalla urgenza degli argomenti di cui sia io che lui avevamo di bisogno. Posso dire ogni 15-20 giorni, posso dire altrettanto che settimanalmente
e avevamo uno scambio o quasi di pizzini o di lettere con lo stesso Provenzano. Ma lei sa da chi era gestita la latitanza di Provenzano a Mezzoiuso? A Mezzoiuso fino al, come ho detto, all'arresto del Benedetto Spera, e quindi siamo all'inizio del 2001, se non vado errato, la latitanza era gestita da Cola la Barbera, per un verso, di Mezzoiuso, dal dottore Napoli per un altro verso, ma diciamo in modo particolare da Cola la Barbera e dai suoi familiari, i fratelli e i nipoti. Prego. Senta, ma gli incontri che lei aveva a Mezzoiuso con Provenzano dove avvenivano? Nell'ambito del territorio di Mezzoiuso, ma dove vi vedevate? Siamo sempre in territorio fra Mezzoiuso e Campo Felice di Fitalia. Vi è un'azienda, non so se ancora è gestita dagli stessi, che era gestita da un parente di Cola la Barbera, se ricordo bene il fratello. Lui spesso con il suo gregge li mettevano assieme là, e quindi in questa azienda, in questo fabbricato, ci si saliva sulla destra scendendo per Agrigento sullo scorrimento veloce. Vi era una stradella sterrata e si arrivava a un caseggiato dove vi era un modesto fabbricato rurale. Un'estate c'era lì, abbiamo fatto io e lui un sacco di appuntamenti. Un altro luogo dove con il Provenzano ci si incontrava era in una villetta attigua all'azienda del Cola la Barbera stesso, che aveva preso in affitto. Questa villetta, che se ricordo bene, era del genero della Barbera. Questa villetta ho fatto tanti appuntamenti pure. In un altro caseggiato, in un'altra azienda agricola di un altro fratello, di un altro parente della Barbera, Cola, che era questo invece sulla destra di Mezzoiuso, del paese di Mezzoiuso, si saliva sulla strada per andare a Mezzoiuso, poi si andava a destra, che vi era, come me lo ricordo, una piccola serra dove producevano funghi, si proseguiva e si andava a finire in un'azienda appositamente di queste parenti del Cola la Barbera. Se ricordo bene, ne era il fratello, un'azienda di allevamento, dove erano stalle, allevamento bovine, e queste. E poi ce n'è un'altra ancora, lì ci siamo stati. Sempre a Mezzoiuso, parliamo sempre del territorio di Mezzoiuso? Sempre territorio, diciamo, fra Campo Felice e Mezzoiuso. Questa su Mezzoiuso, non so, quella ultima che sto parlando, perché ci si affaccia un pochino, ci si avvicina, diciamo, a Gosrano, ma è comunque sempre nel contesto di Mezzoiuso. Quello che sto dicendo, invece, alle spalle di Mezzoiuso vi era una casa di un altro, di un ragazzo, diciamo, di Mezzoiuso proprio. Mi sembra che poi lo hanno combinato un certo Giuseppe, ma non mi ricordo se si chiamasse Rossotto o qualche cosa del genere. Lì ci abbiamo fatto pure qualche appuntamento. Comunque
gli appuntamenti che sono stati per la maggiore sono state quelle sul lato di Campofelice e quella nella villetta attigua all'azienda del Cola alla Barbera. Ma erano incontri soltanto tra lei e Provenzano o partecipavano a questi incontri anche altre persone, erano presenti anche altre persone? Diciamo che spesso e volentieri in questo contesto di mezzo iuso spesso e volentieri c'era anche giustamente fino all'arresto Benedetto Spera, anche se diciamo che poi io i miei colloqui me li facevo per i fatti miei, anche se spesso diciamo avvenivano anche assieme. In questa villetta, in quell'azienda sul lato di Campofelice, di tanto in tanto, mentre che ero là, venivano altre persone di passaggio, di cui ricordo un giorno mentre eravamo assieme, Ferro di Canicattì, se ricordo bene, era Totò Salvatore. È stato lui un'oretta circa là, però io me ne sono andato per i fatti miei. Invece e poi in linea di massima diciamo che qualche volta con Carlo Greco e con Pietro Aglieri nella villetta attigua all'azienda di del Cola alla Barbera, diciamo che era limitrofa all'azienda stessa, tant'è vero che noi spesso e volentieri ci vedevamo nell'azienda di Cola alla Barbera e poi a piedi dall'azienda di Cola alla Barbera ci avviavamo nella villetta che distava a pochi centinaia di metri e lì c'è stata occasione di incontrarci appositamente in questa villetta con altre persone. Senta, ma ci sono stati, lei ricorda se ci furono... Martino, posso venire alla... Sì, sì, assolutamente, i nomi delle persone incontrate. Masino Cannella, c'è stato un incontro in questa villetta con Benedetto Spera, Provenzano, io, Pino Libere e Masino Cannella. Masino Cannella in questa azienda, diciamo, in questa villetta più di una volta. Prego, procuratore. Le chiedevo, lei sa se ci furono momenti in cui Provenzano ebbe ragioni di preoccupazione sulla sicurezza degli incontri in mezzo iuso? Direi proprio di sì. Perché come ho detto, abbiamo frequentato per diverso tempo e tante volte l'azienda che dava su Campofelice. E queste ragioni di... 95 per ragioni diciamo che di sicurezza. Allora ad un certo punto è scattato un allarme vediamo se riesco a fare mente locale sul periodo. Sul 95 dovremmo essere, grosso modo, spero di non sbagliarmi. Appositamente è scattato un allarme che vi era stata una soffiata, cioè era venuto fuori che il Provenzano era in quelle zone. Ed in modo particolare in quell'azienda del lato di fra Mezzoiuso e Campofelice
di Italia. Quindi cioè, si è rimasti sempre nella, si è continuate a stare sempre nella zona di mezzo uso, però per un periodo di tempo in determinate zone non ci siamo andati più, cioè sono state bruciate, si sono prese degli accorgimenti particolari. Quali? Prima di parlare degli accorgimenti, questa notizia dell'allarme su Mezzogiuso, a lei chi l'ha data? Provenzano in persona. E che cosa Provenzano le disse? Prima. Lo sapeva Provenzano, lo sapeva Benedetto Spera, il discorso, non so per quello del... cioè Benedetto Spera non so se sapeva tutti i retrosceno o meno, comunque era stato allertato lo stesso che vi era stata cioè una fuga di notizie, un discorso che aveva preoccupato il Provenzano, perché le forze dell'ordine erano venute a sapere che appositamente il Provenzano si trovava in queste zone. Quando lei dice fuga discorso... di notizie, che cosa intende di preciso? Per fuga di notizie intendo che ci sia stato qualcuno che ha fatto una spiata, che ha detto alle forze dell'ordine, ai carabinieri, che un confidente, per essere ulteriormente precise, che il Provenzano si trovava in quelle zone. Ora, il Provenzano era stato avvertito e quindi sono state prese le precauzioni possibile per cercare di non farci fregare. Ecco perché dicevo, sono state prese delle precauzioni. Si cambiò strada, si sono cambiate le macchine, la Barbera non usava più la macchina, usava il camioncino per ipotesi quando ci doveva portare in un determinato posto, si arrivava in un determinato posto dove c'era un torrente per ipotesi, la strada finiva lì, poi non si poteva passare dall'altro lato perché c'era il torrente, dall'altro lato c'era la campagnola del figlio di quella la Barbera, Simone, che ci aspettava. Noi guardavamo il torrente che ci facevano trovare pure gli stivali, e di là diciamo ci lasciavano là, ci mettevamo sulla campagnola e poi ce ne andavamo in un altro posto. Diciamo che si usavano degli accorgimenti per evitare che qualcuno potesse vedere, potesse seguire, eccetera eccetera. E durante questa fase degli accorgimenti, lei prima ha parlato di un confidente, Provenzano, per quello che sa lei, sapeva chi fosse questo confidente? Il confidente era una persona che veniva da Caltanissetta, era una persona, un parente di Madonia Giuseppe, che poi successivamente nel discorso io chiaramente l'ho saputo poi nel tra la fine del 2005, chiedo scusa, del 95-96, quando il Provenzano, ecco perché ho detto non so Benedetto Spera che fino a che punto sapeva del discorso di questo signore che diciamo stava cercando di far arrestare il Provenzano. In forma prettamente riservata tra me e lui mi fa un certo ragionamento. Vi è una persona che, ed è quella appositamente come tu hai visto eccetera eccetera, che qua che ci voleva fare arrestare, e che vediamo se tu trovi un posto dalle tue parti, però il discorso deve essere prettamente riservato, prettamente segreto tra me e te.
le uniche persone che tu devi informare, che ti devono aiutare, che ti possono dare una mano in questo discorso sono Michele Pravatà, Vicari, anche se originario di Roccapalumba, e i suoi fratelli, Placido e Franco. Allora, sì, in effetti le difficoltà a comprendere stanno diventando un po', si stanno accrescendo, quindi vediamo se possiamo, perché mi dico che bisogna resettare la linea e quindi 5 minuti, speriamo. Ah, 2 minuti, va bene, allora restiamo qui, non è bisogno sospendere, ci fermiamo con l'esame, vediamo se riusciamo a ripartire.
Allora, mi dicono che possiamo riprendere, proviamo a riproporre la domanda o a riprendere quel discorso, così vediamo se si è effettivamente ripristinato. Sì, signor Giuffre, stava dicendo che Provenzano le ha dato nel 95 l'incarico di trovare un posto riservato, ma ci spiega, prima di andare avanti, per che cosa doveva servire questo posto di cui è stato incaricato? Perché lei doveva cercare un posto riservato? Doveva essere un posto per fare un incontro. E appositamente doveva essere un incontro molto, molto particolare, dove ci doveva essere l'arrivo ma non la partenza. Ora mi spiego meglio. Sì. Cioè doveva essere un posto strategico, dove non doveva essere all'aperto, e lontano da occhi indiscreti, tranne le persone, tranne io, lui e i Pravatà. Dovevamo ricevere appositamente questa persona che aveva tradito lui, che ci dava un appuntamento lontano, perché siamo, il posto che io poi ho scelto, siamo tra Sclafani Bagne ed Alia, quindi lontane dalle zone, dalla zona di Mezzoiuso. Quindi ho ricevuto questo incarico di cercare questa zona con diverse punte di arrivo, cioè un posto strategico, giustamente, con diverse, per strategico intendo dire con diverse punte di arrivo e di partenza, all'aperto, zone isolate. Ma quando Provenzano le ha dato questo incarico, le ha fatto il nome del soggetto che si sarebbe dovuto eliminare in questo posto oppure no? Il soggetto, come ho detto, era un parente di Madonia Giuseppe, che Madonia Giuseppe aveva un dolore nel cuore, era un suo parente. E se la memoria non mi inganna, si tratta di Ilardo. Quindi io mi metto al lavoro, io sono latitante, tengo a precisarlo, e contatterò Michele Pravatà, contatterò poi con i fratelli, che siamo molto, in modo particolare con Franco e con Placido, ero particolarmente vicino. Io nella mia zona, che la conosco, la conoscevo come territorio abbastanza bene, quindi la scelgo io come zona, e appositamente la vado a scegliere in una zona che io posso accedere facilmente da Alia, e altre persone che poi non so, assieme al soggetto che dovevamo uccidere, se vi erano altre persone o meno, questo non sono in grado di rispondere. Quindi scelgo una zona, come ho detto, molto isolata, molto però facilmente accessibile da Alia per un verso, dove dovevo arrivare io, e gli altri potevano arrivare da Valle Lunga, tramite Valle d'Olmo, tramite autostrada, tramite Scellato, Sclafani Bagne, eccetera eccetera. Quindi una zona facilmente, diciamo, che si poteva accedere, però nello stesso tempo una zona molto, molto isolata. Cioè nel momento in cui, giustamente, per fare queste ricerche, per dare una risposta, poi mi sembra pure che ci sia stato un incontro anche con il Michele Pravatà, con il Provenzano, diciamo che avevamo trovato la zona e dato la risposta che noi avevamo tutto pronto per fare questo incontro, per fare questa riunione.
Lui si è preso tempo, poi è arrivato a un certo punto e si è saputo che il discorso era stato chiuso, cioè Ilardo era stato ucciso, e lui mi disse che non c'è più bisogno di quel discorso e noi non abbiamo fatto più niente, ed il discorso è finito lì. Questo chi glielo disse? Prego. Che Ilardo era stato ucciso? L'ha detto Provenzano, poi il discorso l'abbiamo sentito anche a livello di stampa, eccetera, eccetera. E Provenzano le disse qualcosa anche sui soggetti che avevano ucciso poi materialmente Ilardo? Le disse chi se ne era occupato? Siamo su Catania, quindi era un discorso che, se vado bene con la memoria, diciamo che con dolore, diciamo che si era interessato il, non so se era cugino, se era nipote, che cos'era, di Madonia Giuseppe. Ma lei questo Ilardo lo conosceva? Io non lo conoscevo, Ilardo. Mi sembra di non averlo ufficialmente mai visto, o di frequentarlo. Ne aveva sentito parlare all'interno di Cosa Nostra da qualcuno? Ne avevo sentito parlare nell'ambito del Provenzano, questo sì. Diciamo che era uno delle persone di Caltanissetta, assieme a Ivaccaro, che anche su Catania raccomandava imprese, cioè si muoveva, diciamo, per conto del cugino e per conto del Provenzano, che, come ho detto stamattina, ripeto oggi, Provenzano con Madonia erano tutta una cosa. E queste cose chi gliele disse? Madonia Giuseppe, diciamo, quello di, per la precisione, Pietro Madonia, quello di Vallelunga. Prego, mi perdoni. Prego. Queste cose chi gliele disse? Cioè che Ilardo si occupava delle province di Catania e Caltanissetta, lei come le ha sapute? Per tramite un discorso di Provenzano, cioè che fino a un certo punto, diciamo che il Provenzano usava sia Lorenzo Domenico Vaccaro o Lorenzo anche su Catania, anche altre persone vicine al Madonia Giuseppe. Poi c'è stato un discorso, poi ci sarà Lorenzo Vaccaro che sarà ucciso a Catania, Ilardo che sarà ucciso pure lui. Diciamo che sul lato di ma anche di Caltanissetta, sul lato di Catania, diciamo che il Provenzano cominciò a avere nella seconda metà degli anni 90 dei problemi su queste province, e non è un caso, diciamo, che poi più in là sono io che mi occuperò anche nel contesto nisseno di avere dei contatti con altri soggetti, quale il Privetera, e portare avanti un discorso io personalmente, e lui si appoggerà a me. Ma lei sa se Ilardo e Provenzano si erano mai incontrati personalmente? Mente sì. E chi glielo disse questo? Sono discorse internosse tra me e il Provenzano. E Provenzano le disse anche dove aveva incontrato Ilardo? Questo non me l'ha detto e nemmeno gliel'ho detto, perché nel momento in cui scatta l'allarme in quelle determinate zone già era sottinteso il discorso di quali sono le zone, signor Procuratore. E le disse... Prego. Quando? Perché ha fatto riferimento prima sia al 94 che al 95. Riesce a focalizzare meglio la data di questo incontro tra Provenzano e Ilardo? No, questo, signor Procuratore, cioè,
Penso che siamo nel contesto l'anno è scattato nella seconda metà del 94, questo mi pare di avere una certa sicurezza, però quindi questi incontri sono stati in questo periodo, 94, inizio del 95, in questo periodo, però probabilmente che già, dato che lo usava come ambasciatore, diciamo, suo sul Catanese e su Caltanissetta, siamo anche antecedente, diciamo, alla seconda metà del 94. Prego. Ma Provenzano collegava espressamente questo progetto di eliminare Lardo con quello che lei ha riferito prima, cioè sulle cosiddette soffiate su Mezzojuso, sulla sua presenza a Mezzojuso? Diciamo che questo è stato il periodo, sì, indubbiamente sì, diciamo che il periodo in cui il Provenzano è stato più guardingo in questo periodo. Assisteremo poi, sì, rispondo affermativamente alla sua domanda. Diciamo che è particolarmente allertato anche nel contesto delle microspie, cioè è un pochino sta un pochino sulle sue, è un pochino preoccupato, raccomanda anche a me, a Benedetto Spera, agli altri, di stare sempre con gli occhi aperti e di stare attenti con gli occhi a chi abbiamo dietro, a chi ci segue. È stato un periodo, diciamo, particolarmente delicato per lui. Prego. Senta, ma dopo l'eliminazione di Lardo, queste precauzioni di Provenzano sono continuate o meno? Diciamo che lì non sono state prese più quelle precauzioni di cui ho detto prima, di fare guado di fiume, cambiare strade in continuazione, cioè un discorso di non vero e proprio depistaggio, diciamo, ad eventuali persone che avevamo dentro. Diciamo che si è tornato un pochino alla normalità per quanto riguarda gli incontri, tanto è vero che siamo ritornate tranquillamente alla villetta, alla ovile del Cola la Barbera. Cola la Barbera è continuato ad essere un punto di riferimento ben precise, anche se per ipotesi poi successivamente, diciamo, ora non ricordo con precisione se siamo nel 98, nel 99, ma siamo sul finire degli anni 90, per ipotesi nella villetta per un periodo di tempo, e ci saranno dei lavori in corso, diciamo che non la frequenteremo, perché ci sarà il lavoro in corso, in senso, è una battuta la mia, ci sarà un'opera di bonifica, sarà tutto messo, l'impianto elettrico smontato tutto e rifatto nuovo, diciamo che la casa è stata bonificata. E poi successivamente ci saranno altri passaggi dove avranno notizie che il Cola la Barbera comincia ad avere dei problemi, ci comincia ad avere ad essere anche lui sotto osservazione, e qua siamo a livello dei carabinieri.
Che intende a livello dei carabinieri quando parla di Colla la Barbera? Colla la Barbera sì, perché una volta eravamo nella villetta, io e il Provenzano, mentre una camionetta del luogo, però di Belmonte Menzagno, si era fermata davanti e cercavano al Colla la Barbera stesso. Quindi ci eravamo un pochino, invece di prendere da quando andavamo nella villetta dal Colla la Barbera, non so se c'era stato uno scasso nell'azienda del Colla la Barbera, quindi si aveva il sospetto che ci potesse essere anche delle microspie, e invece di fare la strada passare per arrivare alla villetta del Colla la Barbera, diciamo che salivamo spesso e volentieri direttamente a piedi dallo scorrimento veloce nella villetta. Però diciamo che il tutto continuava con una certa tranquillità fino al giorno in cui fanno il blitz nel 2001 e arrestano. Sì, ora ci arriviamo al 2001. Un'altra domanda che le volevo fare su questa fase: lei poi successivamente all'omicidio di Ilardo, all'interno di Cosa Nostra, avete avuto o meno la conferma che Ilardo fosse effettivamente l'autore delle soffiate su Mezzo Iuso? Io personalmente, cioè del discorso, ero completamente estraneo per quello che ci ha detto che mi ha detto, perché questi sono, come le ripeto, sono discorsi fatti a quattro occhi in assenza anche di Benedetto Spera, fra me e lui, e non solo. Mi ha detto, e le ripeto, questo è un discorso che non deve sapere assolutamente nessuno, deve sapere io e tu. E le uniche persone che tu ti puoi fidare di questo discorso, ho detto che sono i fratelli Bravata, punto e basta. Poi dopo il discorso che è, il discorso di Lardo, per conto mio si è chiuso e non abbiamo più completamente nemmeno parlato. Prego. Diceva prima, la situazione è continuata così fino al blitz del 2001, perché che cosa succede nel 2001 per quanto è a sua conoscenza? Cioè, per quello che è a mia conoscenza, diciamo che nel 2001, mentre il Provenzano si trova nella villetta, ripeto ancora per l'ennesima volta, attiguo all'azienda del Colla la Barbera, e le forze dell'ordine, non mi ricordo se siano state la polizia, se siano state i carabinieri, ma probabilmente la polizia, arrestano nell'azienda, nel casolare, per meglio dire, di Colla la Barbera, il Benedetto Spera, e quindi anche il Colla la Barbera e chi fosse là. Il tutto, e nel mentre il Provenzano si trovava nella villetta attigua. Alla domanda che lei mi può fare, dice, ma lei come fa questo? Poi successivamente il tutto me lo racconterà il Provenzano, dicendomi che lui era lì, si è vista tutta la scena, è stata tutta la giornata lì, alla sera si è spostato lui a piedi, andato a chiedere aiuto alle persone che avevano appoggiato alla latitanza di Benedetto Spera, e quindi in un altro territorio, e come ho detto in precedenza andrà in territorio di Cimina, e da quel momento in poi si farà pianta stabile a Cimina e farà appuntamenti in territorio di Cimina e in territorio di Vicaro organizzato dallo sottoscritto. E questo è tutto quello che è successo nel 2001 nel casolare di Colla la Barbera. Ma quando Provenzano le ha parlato di questo spostamento da Mezzo Iuso a Cimina, dopo il blitz di Mezzo Iuso, le fece espressamente riferimento anche a un sistema di protezione, di copertura saltato? Nel momento in cui le ha spiegato le ragioni per cui se n'era andato da Mezzo Iuso, le fece espressamente questo Signor riferimento? Presidente, chiedo scusa, ma quasi dà anche la risposta, non solo la domanda. Facciamo una domanda più...
Allora, ricorda... Anche per la verità è sottintesa, in realtà ha già risposto su questo. Comunque, vediamo di precisare un poco meglio la domanda. Ricorda se Provenzano le commentò, le precisò nel dettaglio le ragioni per cui aveva scelto di andare via da Mezzogiusso e di spostarsi a Ciminna? Nel momento in cui è salta tutto l'appoggio logistico che, come abbiamo detto, veniva dato appositamente da Cola alla Barbera e i suoi familiari, nel momento in cui viene ad essere bruciato tutto questo sistema, diciamo che su Mezzogiusso ormai è tutto bruciato, signor procuratore. Tanto è vero che, per quello che mi riguarda, da questo momento in poi, cioè dal momento in cui arresteranno il Benedetto Spera, il Provenzano su Mezzogiusso non farà più ritorno, anche se ricordo a me stesso che Ciminna è abbastanza vicino da Mezzogiusso, come altrettanto vicino, diciamo, che sia Vicari, che siano Roccapalumbe, che siano questi posti di là successivamente. E cioè lui prenderà il posto che fu di Benedetto Spera, signor procuratore. Benedetto Spera era nelle mani della mafia di Ciminna, e in modo particolare nelle mani di Nino Episcopo e di Angelo Tolentino, e gli stessi soggetti garantiranno, per quello che mi riguarda e per quello che so fino al giorno del mio arresto, la latitanza del Provenzano. Saranno loro a smistare i biglietti, saranno loro a fare gli appuntamenti con me e con altri. Sarò io, oltre a Episcopo e a Tolentino, a dare dei punti di appoggio per fare gli appuntamenti in territorio di Ciminna, in un fratello di Episcopo, sempre in territorio di Ciminna, confine tra Caccamo e Ciminna, sullo fiume San Leonardo, e sarò io poi in territorio di Vicari a fare da bassista, diciamo, agli appuntamenti tra me e lui, tra me, lui ed altre persone, e tra queste ricordo Giulio Gambino, che allora era il reggente del mandamento di Villa Grazia di Palermo. Tra me, lui e Totuccio Lo Piccolo, riunione che è avvenuta sempre in territorio mio, in territorio di Vicari. E questo è tutto. Sì. Signor Giuffrè, cambiando argomento, lei prima ha fatto riferimento in più punti alla strategia della sommersione di Provenzano, inaugurata da Provenzano. Ma quello che io le vorrei chiedere, questa strategia della sommersione, per quello che lei ha saputo direttamente da Provenzano o da altri soggetti all'interno di Cosa Nostra, passava anche, ha detto prima, per l'instaurazione di nuovi contatti politici. Ha fatto riferimento in particolare ad un nuovo capitolo che si sarebbe aperto tra il 93 e il 94. Lo ha anticipato prima. In cosa consiste questo nuovo capitolo a cui ha fatto riferimento prima? Inizierà una nuova era per quanto riguarda i contatti politici e Cosa Nostra. Veda, mi è sfuggito un altro piccolo particolare e me lo vado a ricollegare con il discorso stamattina. Si parlava di referenti politici.
Ora, il Provenzano, una delle persone, delle prime persone che di un certo spessore politico di cui mi aveva parlato per cercare di rimpiazzare il Lima, era, e questo sicuramente che era un pensiero suo personale, mi parlò di un personaggio politico che io conoscevo bene indirettamente, diciamo, perché gravitava nella mia zona, ed era Mario D'Acquisto. E allora un giorno, quando ci siamo incontrati, ora non sono in grado di andare a quantificare, cioè la data precisa, quanto è stata nel 93, si parlava, cioè indubbiamente dopo l'uccisione di Lima, dopo, diciamo, che io sono uscito dal carcere, e mi fa appositamente un ragionamento su questo D'Acquisto, su Mario D'Acquisto. Perché mi fa questo ragionamento? Perché Mario D'Acquisto è di casa nel mio mandamento, è di casa a Caccoma, è di casa a Termine, cioè, e vi sono delle persone miei compaesani, quali il Catanese come nome, e il Priolo, ed altre che sono molto intime con il D'Acquisto. Allora abbiamo fatto un ragionamento, per meglio dire, mi ha fatto un ragionamento per farmelo fare mio, in un certo modo, come era abitudine da parte del Provenzano. Per conto mio possiamo provare, possiamo vedere, ne possiamo parlare. Di quello che io avevo sentito parlare, ma lui ne sapeva molto più di me, si tratta di una persona seria, e per lui parlarmi indubbiamente che aveva i suoi buoni motivi. Ne è rimasto questo, lo faccio presente solo a titolo di cronaca, ne è rimasta lettera morta. Poi di questo contesto non abbiamo parlato più, perché appositamente poi piano piano sul finire degli anni del 93 si metterà a vedere, a prendere corpo la formazione di un nuovo soggetto politico, che siccome Cosa Nostra era alla ricerca e cercava in tutti i modi, o in forma autonoma e in forma non autonoma, ma legandosi, cioè appoggiandosi, per meglio dire, non legandosi, appoggiandosi, cominciò a venire fuori la discesa in campo di Silvio Berlusconi, con la formazione poi successivamente di Forza Italia nel 94 con l'elezione, e quindi ci sarà tutto un capovolgimento all'interno nostro, non solo a livello nostro, diciamo, come Provenzano, ma diciamo nel contesto generale di tutta Cosa Nostra, sia per quanto riguarda il contesto Riina, sia per quanto riguarda il contesto Provenzano, dove troveremo, cioè, una figura locale molto importante che, come aveva fatto da sempre, da tramite con il Berlusconi, questa persona è Marcello Dell'Utri, diciamo che era stata indicata come, ancora una volta, come una persona che potesse fare da tramite tra la Sicilia, cioè tra Cosa Nostra e il Berlusconi, cioè le persone, diciamo, di potere del nuovo movimento politico. Ma queste cose che lei ha appena detto, da chi? Presidente, chiedo scusa, da Milano. Prego, ascoltiamo. Chiedo scusa pure al pubblico ministero che stava intervenendo. Prego. Volevo comunicare per il verbale che l'avvocato Cianferone Luca ha lasciato la saletta della video.
Va bene, diamo atto a verbale, quindi che si allontana l'avvocato Ciamperoni, ma in ogni caso abbiamo sempre l'avvocato Anania che garantisce la difesa. Prego, dottore. Le chiedevo, signor Giuffre, questo discorso che lei ha appena fatto, lo ha appreso da qualcuno, lo ha sentito da qualcuno e da chi? Questo è un discorso che è maturato dentro Cosa Nostra, quindi è un discorso nostro, maturato nell'ambito di Provenzano, di Agliere, di quelle persone che ancora dei Graviano, di quelle persone che erano fuori e che avevano un ruolo importante nel gestire i mandamenti, nei capomandamenti di Cosa Nostra. Quindi è un discorso maturato dentro di noi, portato avanti da noi, in questo appoggio si intende, con il beneplacito diciamo di tutte, in modo particolare per quello che mi riguarda, da parte del Provenzano, da parte di Carlo Greco, da parte di Pietro Agliere, diciamo da parte di tutte quelle persone che avevamo un ruolo dentro Cosa Nostra. Ma quel nome che lei ha fatto prima, quello di Marcello Dell'Utri, anche questo nome specifico le fu fatto all'interno di Cosa Nostra? Confermo. E da chi le fu fatto? C'è l'inizio di tutto un nuovo capitolo, signor procuratore. Tutto il vecchio è andato a macero. Si apre un nuovo capitolo tra Cosa Nostra e politica, con quale risultato, e poi la storia l'abbiamo visto tutte. Comunque il discorso del 93-94 è questo, che poi tutti ci adopereremo, io per primo, per portare avanti e dare una mano, un aiuto a questa nuova formazione politica che stava nascendo e che poi nascerà e che poi diciamo prenderà il comando, avrà il comando politico in Italia. Ma questi contatti per quello che... però non ha risposto alla domanda che le ha fatto prima il pubblico ministero, Giuffre, cioè da chi in particolare fu fatto il nome di Marcello Dell'Utri? Da tutte, signor procuratore, cioè, da quelle tutti che avevamo... quei soggetti di cui ha parlato prima, Greco... Nell'ambito palermitano, di cui ho detto anche ora, da parte di Pietro Agliere, di Carlo Greco, dello stesso Provenzano, anche per essere sincero, però devo dire una cosa, che il Provenzano, diciamo che in questo contesto del nuovo soggetto politico, diciamo che era un pochino freddo, questo l'ho detto sempre e lo vado a ripetere, però poi successivamente mi ha dato lo sta bene, dicendomi una frase che io non posso più dimenticare: siamo in buone mani. E quando parliamo di buone mani parliamo di Dell'Utri e del nuovo movimento politico, diciamo, che si affaccia e che prenderà il corso successivamente. Ho risposto chiaro? Ha risposto, prego. Continuiamo col pubblico ministero. Questo ricorda questo discorso che le fece Provenzano, siamo in buone mani, quando glielo fece orientativamente? Siamo nel contesto 93, nella seconda metà del 93. Dovremmo essere già quando si viene a sapere ufficialmente che diciamo che questo movimento diventa ufficiale, anche se in tutta onestà potrei anche dire che ufficiosamente già qualche mese prima girava voce di questa discesa in campo. Prego, signor procuratore. Ma quando i soggetti che ha menzionato prima, e quindi lo stesso Provenzano, ieri Carlo Greco, le facevano il nome di Dell'Utri, le dicevano che era un soggetto direttamente in contatto con Cosa Nostra o le dicevano che c'erano degli intermediari tra Cosa Nostra e Dell'Utri? Però la domanda non mi pare chiara, sono l'avvocato Di Peri. Si è limitato a dire, Giuffre, che fu detto che erano in buone mani nel momento in cui ci fu la discesa in campo di Forza Italia e in particolare di
dell'Utri che era locale, ma non mi pare che avesse detto di contatti o di qualche cosa di questo genere. Facciamo prima la domanda propedeutica e poi eventualmente. Ma lei, signor Giuffrè, ha conoscenza, al di là di questo discorso, siamo in buone mani, e ha conoscenza di rapporti o contatti tra Cosa Nostra e Marcello Dell'Utri? Marcello Dell'Utri era... queste sono notizie sempre nell'ambito palermitano, era ultimamente in contatto con Brancaccio, e in modo particolare, diciamo, era in contatto con i Graviano, con i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo Graviano. Di questo notizie nell'ambito nostro, di Greco, di Pietro Aglieri, notizie, diciamo, che vi era Renzino Tinnerello, che faceva parte della famiglia di Corso dei Mille e quindi legato a Brancaccio, ma nello stesso tempo era molto vicino a noi, e diciamo anche al Carlo Greco, a Pietro Agliere e diciamo anche al sottoscritto. Si è parlato di Ienna per un verso come una persona vicina a Dell'Utri e a Berlusconi, si è parlato dei fratelli Graviano vicine appositamente, che avevano preso nelle mani il discorso di Dell'Utri per arrivare, diciamo, a Berlusconi. Non ho detto che il Dell'Utri fosse un candidato di Forza Italia. Dell'Utri sappiamo che aveva dei contatti già precedentemente con il Berlusconi, già molto ma molto prima di questo discorso. Prego, signor procuratore. Si fermi un attimo invece, perché abbiamo bisogno di una pausa per problemi di registrazione. Pochi secondi. Le attrezzature si stancano prima degli uomini. Anche gli uomini si stancano, infatti vediamo ora un po' se abbiamo delle previsioni. Nel frattempo approfittiamo di questa pausa, perché in modo che possiamo regolarci. Visto che credo già... Presidente, che in mezz'ora dovremmo terminare. Vediamo adesso. Anche meno, probabilmente. Se riusciamo a contenere questi tempi, perché siamo già... Sì, possiamo riprendere. Allora, cerchiamo di riuscire a rispettare questi tempi, perché non vorrei effettivamente andare oltre, anche per problemi logistici che potete immaginare. Allora, prego. Oltre a questo riferimento che ha fatto a Ienna, ci sa dire se c'erano anche altri intermediari, altri contatti, altri collegamenti tra Cosa Nostra e Marcello Dell'Utri? Ho detto Madonna santa, i fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo. Prego. E sa se possibili intermediari con Dell'Utri fossero anche tra le persone più vicine a Brusca e Bagarella in particolare? Bagarella con noi, siamo là. Bagarella, come ho detto, a Brancaccio era di casa, con i Graviano era di casa. Senta, lei Mangano Vittorio lo conosce? Io non lo conosco. Ne ha sentito parlare all'interno di Cosa Nostra? A livello di Cosa Nostra sapevo che era possiamo dire il guardaspalle di Berlusconi, l'onorevole Berlusconi. Lo ha sentito dire quando e da chi soprattutto? Quando siamo qua
molto, molto indietro nel tempo. Ora non ricordo se siamo addirittura antecedente agli anni 80, cioè siamo un pochino lontani nel tempo. No, però dovrebbe essere, scusi Giuffre, dovrebbe essere più preciso. Prima degli anni 80, su quella funzione, su quella di guardiaspalla, quando lei l'ha saputo? Perché la domanda del pubblico ministero era questa. No, io ho saputo per quello che mi dice il pubblico ministero, che era Mangano, per quello che io so, era stato messo da parte di Cosa Nostra Palermitana nel contesto a guardia, diciamo. E questa è la notizia, abbiamo capito. La domanda era quando lei ha appreso questa notizia? Questo io l'ho appreso nei primi anni 80, che era una persona vicina a Cosa Nostra, che è una persona nostra. Tenga presente che io sono stato affiliato nel 1980. 81, l'ha detto. Quindi, cioè, antecedentemente a questa data, ora io posso dare delle notizie così, di quello che sentivo dire, di quello per sentito dire, cosiddetto. Non posso dire più in questo campo discorsi di conoscenza mia personale, perché non ne so. Va bene, e quindi non è il caso di approfondire. Va bene, andiamo avanti allora. Senta, signor Giuffre, ma questi discorsi di Provenzano sono mai sfociati in una indicazione di voto rivolta agli esponenti di Cosa Nostra? Io in modo particolare, quando mi dice, cioè quando, che dobbiamo fare, no? A una mia domanda, che dobbiamo fare? Dice, poi successivamente abbiamo una risposta, quando mi ha dato una risposta andiamo, appoggiamo il discorso Forza Italia, siamo in buone mani, e il discorso poi è collegato, perché io nel momento in cui faccio il discorso della battaglia su Bagheria, non è che io me ne vado a Bagheria e gli vado a aprire al battaglia le porte. Io vado dal Provenzano, che sapendo che a Bagheria è quello che è, gli vado a raccontare il fatto e dice non ci sono problemi. Abbiamo avuto un incontro, non mi ricordo ora se sia Pietro o Iacono, con la persona in quel periodo che, e gli hanno messo a disposizione, gli hanno aperto le porte di Bagheria. Cioè automaticamente già c'è, lo sta bene anche in quel contesto battaglia su Bagheria di Alleanza Nazionale Forza Italia. Quindi penso che più risposta concreta di questa di non poter dare. Quindi l'appoggio di cui parla è un appoggio elettorale? Per quello che mi riguarda, sì. Parliamo di appoggio elettorale, appositamente con la speranza che poi io, come ho detto in precedenza, di trarne dei vantaggi. Cioè non si fa niente per niente, in modo particolare dentro Cosa Nostra. Io ti do una cosa, come abbiamo visto e constatato, tu automaticamente me ne devi dare una cosa. Se poi io ti chiedo una cosa e tu non me lo dai, nascono i discorsi con il RINA, che sono degli inaffidabili, che sono, mi perdonino il termine, dei miserabili, e così via di seguito. Ma questa indicazione di Provenzano, che lei sappia, l'ha data a lei quando c'erano anche altre persone, l'ha data in un incontro tra di voi, o l'ha data nel corso di riunioni alle quali partecipavano più soggetti? Questo contesto siamo in buone mani, se ricordo bene, perché avevamo discusso anche il discorso del battaglia, eravamo sole, però spesso e volentieri diciamo che nei discorsi, ed eravamo in perfetta sintonia, diciamo, con su questo movimento con Carlo Greco, con Pietro Raglieri, cioè tutte quelle persone di cui io parlavo, con tutte, cioè c'era stata un'unanimità assoluta, diciamo, in questo appoggio. Ma non solo, veda, signor procuratore, solo nel contesto di Cosa Nostra. Se io questa mattina
ho riferito a codesta rispettabilissima Corte che avevamo trovato delle difficoltà nell'andare a appoggiare a Martelli nel Partito Socialista. Qua non abbiamo trovato, e io non ho trovato nessuna difficoltà ad andare a trovare una disponibilità da parte dell'opinione pubblica nei confronti di questo movimento. Perché, diciamola tutta, Cosa Nostra era stanca della Democrazia Cristiana, ma anche l'opinione pubblica ne era stanca e vedeva in cose, sperava in cose nuove che possero avere portato benefici a livello nazionale per tutte. Prego. Lei prima ha detto che Provenzano in un primo momento era più prudente, in un secondo momento fa questo discorso, siamo in buone mani. Lei sa se durante questo intervallo temporale quei contatti a cui ha fatto riferimento prima Ienna, Mangano e altri sono stati concretamente attivati? Ah, secondo me in modo particolare il contatto lui era con Bagarella, perché allora, come ho detto stamattina, ripeto, loro erano in contatto, si vedevano, diciamo che portavano avanti una certa strategia comune, per quello che mi è dato sapere. Quindi questa prudenza nel momento in cui lui si doveva prendere una responsabilità in prima persona, perché io volevo lo star bene da parte sua sul discorso di appoggiare questo movimento, giustamente c'era una responsabilità ed è stata la sua una responsabilità che ha valutato molto attentamente nel tempo, anche se molto limitato di tempo, e poi ha dato il suo sta bene. D'altronde mi sembra pure che, guardando le cose con gli occhi di oggi, non aveva altra scelta. La situazione che si era venuta a creare era quella, l'unica situazione possibile era quella. Sono stati accantonati movimenti autonomi, sono state accantonate altre candidature, tra virgolette, di altri soggetti politici di cui ho detto. Quindi ci siamo imbarcate, ripeto, tutte su questo movimento. Presidente, non ho voluto, prego. Sono sempre l'avvocato Di Peri, interrompere il collaboratore mentre rispondeva, però non ha parlato in precedenza di contatti con Mangano, per riferirmi alla domanda del pubblico ministero. Comunque la risposta in ogni caso non è stata in quei termini, quindi possiamo procedere. Allora, vediamo, andiamo avanti con le domande, pubblico sì. ministero. Signor Giuffrè, lei ha parlato di questi argomenti anche con Brusca. Di questi argomenti relativi all'appoggio a Forza Italia, intendo. Io Brusca l'ho incontrato se la memoria non mi inganna, io non dopo che uscirò dal carcere non incontrerò più Brusca, anche se per essere preciso. Dopo 2 o 3 mesi mi mandò un appuntamento. Lui in quel periodo gravitava nelle zone di Bonfornello, 90-91, e qualche volta là ci eravamo incontrate. Per rispondere alla sua domanda, non ricordo che io, uscito dal carcere, abbia più incontrato Brusca Giovanni. Avevamo degli incontri antecedentemente, mi pare al discorso del mio arresto, ma comunque
con Brusca, mi sembra che di discorsi politici di Forza Italia posso non ricordare bene, mi sembra di non averne. Più che altro i discorsi tra me e Brusca, diciamo che erano di natura messa a posto, discorsi di imprese, Angelo Sino, eccetera, eccetera. Prego, signor procuratore. Sì, soltanto un'ultima domanda. Lei prima ha fatto riferimento, ha detto sono state accantonate ipotesi autonomiste. A che cosa faceva riferimento nel concreto? Queste opzioni, questi progetti circolavano all'interno di Cosa Nostra e se sì, da parte di chi? Era un susseguirsi, ma non dall'ultimo periodo, diciamo degli anni 90, ma era un discorso che spesso dall'86, 87, 85 andava prendendo corpo dentro Cosa Nostra con delle iniziative o dei discorsi a volte anche personali. La prima persona che sento parlare di partito autonomo di Cosa Nostra con soggetti legati a Cosa Nostra è Madonia Giuseppe, Pido Madonia di Vallelunga. E siamo in un contesto che c'è Michele Greco libero, quindi siamo 84, 85 quando Madonia con Michele Greco si incontravano. Michele Greco, ricordo a me stesso che aveva un'azienda vicino a Vallelunga. Giuffrè, però la domanda del pubblico ministero evidentemente è riferita a periodi più recenti, in particolare al 93. Sto arrivando, signor Presidente. Perché capisco, però dobbiamo arrivare al periodo, alla domanda, la risposta deve essere più pertinente. Quindi, era riferita a quei progetti autonomisti in coincidenza o di poco antecedenti alla nascita del nuovo soggetto politico. Vi era un discorso portato avanti dal mandamento di Brancaccio per un discorso autonomo, portato avanti da Bagarella, portato avanti dai fratelli Graviano. Questo è l'ultimo discorso di autonomia politica in seno a Cosa Nostra. Ho risposto alla domanda. E questo discorso fu abbandonato quando? Questo discorso quando fu abbandonato, perché io nel discorso diciamo che sono stato un estraneo spettatore, ho saputo qualche notizia tramite il Greco, tramite il Provenzano, però non ho avuto nessun ruolo attivo di partecipazione o di giudizio in questo senso. Diciamo che era un discorso prettamente pilotato che partiva in quel contesto mafioso particolare di Brancaccio, per quello che ne so io. Non ci sono altre domande, Presidente. E allora direi di fermarci qui, una volta completato l'esame, e domani mattina poi riprenderemo con il controesame parti civili e a seguire i difensori, fin dove arriveremo. Quindi aggiorniamo l'udienza. Solo per dire che domani dobbiamo affrontare fare 3-4 domande. Ah, pensavo fosse finito l'esame. No, non abbiamo il tempo di farle adesso. Vabbè, in ogni caso direi di aggiornarci a domani mattina, infatti. Così anche a mente più fresca possiamo. Va bene, e allora riprenderemo, completeremo innanzitutto l'esame della parte del pubblico ministero.